Sono in tutto 180 le famiglie aretine sotto sfratto che sono potute rimanere nelle loro case grazie ad un contributo deliberato dalla Regione Toscana e distribuito dal Comune di Arezzo. Ma questa è solo una delle tante facce dell'emergenza abitativa che in un periodo di crisi come questo sta esplodendo anche ad Arezzo. Le risposte messe in atto dagli enti locali riguardano principalmente un sostegno per i contratti di locazione, come il progetto Giovani Sì, che consente di accedere ad un finanziamento annuale per 3 anni da un minimo di 1.800 ad un massimo di 4.000 euro. La domanda può essere presentata entro il prossimo 28 febbraio. Altra novità importante, la costituenda Agenzia Sociale per la Casa, che avrà un fondo di garanzia per i contratti di locazione morosi. Prima di tutto ci sono uscite proprio recentemente, di nuovo il bando di Giovani Sì, già fatto anche negli anni passati, dove chiaramente la Regione, e lo dà direttamente, questo vorrei ricordarlo agli utenti, lo dà direttamente alla Regione questo contributo. Il contributo scade, la domanda scade il 28 di febbraio, quindi è importante ricordarlo a chi chiaramente deve fare domanda, c'è una domanda da fare a livello regionale, un contributo che oscilla dai 1.500 ai 4.000 euro per 3 anni, che gli può consentire ai giovani chiaramente di poter chiaramente affittare un appartamento, cioè, giovani coppie poterlo fare. Non ci dimentichiamo che anche nel 2013 tramite chiaramente Arezzo Casa con la nostra ERP siamo riusciti a sistemare 6 giovani coppie nelle nostre case popolari, e 10 sono anche nella prossima graduatoria, una graduatoria particolare che è riguardata proprio per le giovani coppie, quindi un'attenzione particolare a questo, già il Comune, ma poi chiaramente la Regione lo fa regolarmente. Un altro aspetto importante, un altro contributo importante è quello che è iniziato nel 2013, è un contributo che la Regione Toscana dà a gestire all'Ode, che è l'organismo che veramente si interessa di casa a livello provinciale, per evitare gli sfratti. Ricordo che lo sfratto è un'emergenza importante, è un'emergenza che anche dal punto di vista economico particolarmente onerosa anche per il Comune, perché chiaramente quando una famiglia viene sfrattata, un cittadino aretino, il Comune non è che lo lascia in mezzo alla strada, cerca di risolverlo.